Ricudo, benvenuti in questo video. Allora, in questo video andiamo a parlare di un tutorial su come scaricare musica gratis senza copyright. Dopo ci trasferiamo sullo schermo del telefono, così ve lo mostro. Ma prima di partire, quando è sabato, ho in mente di portare un argomento a tema anime riguardo i cosiddetti waifu. Penso che chi è otaku lo conosca, no? Il termine waifu. In pratica sono mogli virtuali a stile anime di dimensioni bidimensionali, ovvero 2D. Detto questo, noi ci trasferiamo sullo schermo del telefono e vi spiego il tutorial, così almeno per chi nel caso in cui avete bisogno di canzoni senza copyright, sapete dove trovarle, grazie a me. Quindi ci vediamo al Eccoci qua prossimo ragazzi, sul tutorial andiamo a vedere come scaricare musica senza copyright. È una cosa molto semplice. La prima cosa, andiamo su YouTube. Scriviamo musica senza copyright. Vi comparirà questo mix: No copyright best song. Voi ci cliccate sopra, moltissime musiche perché già le ho scaricate. Il canale è quest'altro qua, guardate. Questo con 13 milioni di iscritti. È un canale che pubblica solo musica senza copyright. Quindi io la posso far sentire liberamente perché tanto non è copyright. Liberamente, quindi prendiamo la prima, giusto a caso per farvi vedere. Faccio condividi, copia link. Dopo aver copiato, dato che questa è una canzone, va convertita in MP3. Quindi andiamo sull'MP3 converter, che tra l'altro già c'ho qua. Basta scrivere MP3 converter. Io vi consiglio questo qua, converter 2MP3.net, online video converter. Vi consiglio questo qua perché è buono, quell'altro vecchio che ho usato per fare il tutorial precedenti non l'hanno chiuso, quindi ho trovato quest'altro che è molto meglio. Comunque alla fine dovete fare incolla, qua dice il formato, potete scegliere MP3, MP4, video, e quindi serve MP3, quindi facciamo convert, date il tempo del caricamento. Ecco qua. Qua vi dirà se vi serve mettere ad esempio i tag in qualche album. Devi fare continue perché a noi interessa questo e fate download. Eccolo qua, lo sta scaricando. Poi basta che andate su musica ed eccolo qua. E questa canzone è senza copyright. Posso anche farla sentire liberamente. Io uso queste canzoni qua quando faccio i sottofondi, oppure gli AMV o qualsiasi altra cosa.